Bentornati e bentrovati, sono tornato a trovare un nuovo video gameplay di nuovo su Dead Island Definitive Edition. Continuo del video scorso, dove dovevamo trovare la morfina per questo fregno che ci serviva, che voleva. Ah, ecco il coltello che ci avevo lanciato l'altra volta. Che in teoria non serve a niente la morfina in questo momento, ma va bene. È andato via, se n'è andato. Siamo andati qui perché ci serviva, tra l'altro ci serviva il camion, questo strano camion che dice Cinnamon ci servirà per andare in città per raccogliere le... Porca... L'avete vista che c'aveva un coltello in mano e me l'ha lanciato? Dio santo, ecco, finita la fuga, finita la resistenza. Non so, anche i lanci sono resistenza, no? Un cazzo in bocca. Avete visto? È la seconda volta che mi faccio un culà. Perché non riesco a vedere quali sono quelli con l'arma. Non c'è. C'è un. Ma dov'è questo idiota? Devo fare via i colpi per sti costati. E danno del banale. Tra l'altro io potrei vedere di questi ritagli, ma io non l'ho mai visti. Non è trofei. Tra l'altro ho ottenuto un trofeo nuovo quando sono rientrato nel gioco, ma non. Dov'è? Quanti giorni dopo? Almeno 28 giorni dopo averlo iniziato per la mia volta. È passato un mese già. Wow, GG a me. Anzi, no, che GG? Ci sto mettendo tantissimo. È perché lo sto registrando. Tra l'altro, un'altra partita dove sto con Shan. Sono chilometri. E ti atterra. Questo coltello è perfetto comunque. So che sto perdendo un po' di tempo a spiluccare in giro. Finisco a resistenza velocemente. All'inizio questo personaggio era molto lento. Anzi, è il più equilibrato per quanto riguarda un po' di difese. Ah, questa funziona. E quanto riguarda difese e attacco è il cui equilibrato, però non c'ha bisogno di tempo. Per esempio, come ho fatto io, ho farmato un bel siete un cazzo. Come per esempio, se dovremmo pensarci a un a un gioco di ruolo dovrei. Oh, wow. Ma perché le porte di vetro? Ma chi è così intelligente a mettere delle porte di vetro? Fatto proprio il giro. Sto arrivando, eh. Certo, ho tutta la taurina di queste. Aspetta un momento. So che ci sono armi bianche che sono molto più potenti di armi. Di armi verdi. Mi si è appena spento il computer. Spero Dio che abbia finito di montare. Lame appesantite. No, vabbè, lo spreco. Roba. Sì, dimmi. Listen.
The hotel security system needs to be luckily. Ma che cazzo ci fai col sistema di sicurezza? Sono zombie! Maybe there's something I can use. Sì, puoi vedere cosa su. Oh, buono questo. Cioè, puoi vedere cose, ma cazzo, andiamocene da qui, ma non stare a fare queste stronzate, minchia. Cioè, ho visto abbastanza. No, film no, però ho letto abbastanza cose. Cose no, non ho letto, ho più visto. Quindi che devo fare? Ah, devo tornare indietro. Cassa. Tira pugni. Con questo posso fare quel progetto. No, vuole il tirapugni ghiadato, cattivo o brutale. Ah, quelli sono rari. Ok. Sapete che faccio adesso? Io entro dentro e sparo la furia a manetta. Lo faccio. Con Windows 8, con Windows XP. È molto meglio di Windows Vista. Ah! Punz. Ora la frecciatina. Voilà. E ti pareva che non beccavo l'unica stanza con un... Prima di per... Guarda, l'ho piazzata! Ok. Direi che dovrei riuscire a finirlo in questo video, questa missione almeno, perché dopo questa missione dovrei farne un'altra. Aspetta che carico il colpo. La cosa che odio di giocare con la PS4 è che non mi funziona bene la furia. Cioè, devo... Dai, vai più 5! Ma fa in giro. Come dire che c'ho un massimo di bersagli. Moto un calcio. No, non so, finiti, perché di solito ce n'è sempre uno che mi spunta dal nulla. Dove sei, stronzo? No. Non è tanto... Ah no, mi sa che ti spawnava, se non fai uno sbrigo ti pure spawna. Sala server, poi. Citazione da Borderlands 2. Se non avete giocato a Borderlands 2, ragazzi, andate a giocare. Bellissimo. Dovrei comprarla la versione masterizzata di questo, ma non me lo cazzo. È la corrente del parcheggio. Chi se ne frega? Lascia fare a cazzi miei. È stato un po' cattivo stavolta. Variamo giusto il volo e questa roba non mi serve in teoria. Quanto c'ho di inventario? 12-18. Tra l'altro se potenzio un'altra volta... Se potenzio un'altra volta il combattimento posso prendere questo. Riduce il costo di resistenza delle armi a una mano, pure questo è buono. Le armi cosa consumano più lentamente? Tutti i potenziamenti buoni in sua. L'unica cosa che è l'illuminazione di questo gioco è che non tennista. Sembra Fantozzi. Aspettate com'era? Mutandoni di lana. Mo io la furia non ce l'ho. Però una cosa molto utile. Una bomba. Anzi. Tre bombe, stronzi! C'è un'altra? È morto? È morto. Something good in here? Di solito questa cosa la lascio tipo a manetta sta parte. Corro al camion di corsa. Che poi non è proprio un camion, è un... Sì, è un camion in teoria.
Come si chiama? Merda. Oh, un tiramugni cattivo, forte poi, blu. Posso fare... zitto. Posso fare il progetto. Eccolo qua. Non è un, proprio un camion, è un furgone di quelli blindati delle banche. Chi ti ha dato la patente? Permesso. Ta-ta-ta-ra-da. Ta-ta. Sì, sarà divino guidarlo. Peccato che non si vede un cazzo quando lo guidi. Che poi... poi sta strozzata. Oh, elicottero! Ah, è vero, sì, devo andare all'elicottero dopo. No, aspetta, fammi entrare in macchina prima. Vedete che stronzo sto gioco? Mi ha fatto uscire dalla zona. Vai! Sbrigati pure! Lo sapevo! Parti! Sì, vabbè, ma si blocca con niente sta macchina. Me la sbatte da solo. Punti esperienza gratuiti, guardate se non facciamo livello 17 così. Aspetta, aspetta. Senti, o mi attacchi o te ne vai. Oh. La lentitudine di questa macchina. Lentitudine, che cazzo sto dicendo? Quanti punti sto? 4 e 4. Finiamo qua, va, poi potenziamo Mercurio. Perché le macchine rotte che stanno ferme li considera come oggetti inamovibili. Ma sto sbagliando strada. Perché mi sta facendo fare questa strada? Ah, beh, sì, del tunnel, mi sono sbagliato io. E... pam. No, non c'è il clacson. Prima ci fosse. Pam. Pam. Guarda i birilli, guarda i birilli, guarda i birilli. Pam, 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 pam. Oh, oddio, ha preso velocità. Oddio, ha preso velocità, non lo controllo. Sì. Com'è morto? In teoria, se avete visto dalla mappa, mi sono anche sbloccato un bel po' di mappe perché mi sono fatto un bel po' di giri. Pena, gira, gira. Aspetta, esci dal veicolo. Ok. Potrei anche farmi fare delle Molotov da Mike, però mi consuma troppe bottiglie d'alcol. Volendo posso passare da quell'altro. Aspetta che mi ripara il volo questo. Io non so adesso se questo potenziarlo. Potrei togliere una mazza da baseball. Vediamo. Posso? Artigli taglienti. Fallo. Facciamolo, pazzia. A posto, qual è quella di livello basso? Questa. Ho sbagliato. Ok, adesso lo posso vedere. A vedere? Questa. Tutto qui. A parte il fatto che in tirapugni si mettono entrambe le mani. A parte il fatto. Sì. Vendiamo questa, vendiamo questa, vendiamo questa, vendiamo questa, vendiamo questa. Questa no. Quanti kit medici ho? 7. 8, 9, 10. Gurge came from outer space. Andiamo su. Non so se finire il video qui o continuare, ragazzi. Potrei finirlo anche qui, tanto. Good. Good. 5 bottiglie d'alcol, però sono un po' tante, eh. C'è una molotov. Finché non posso trovare. Non mi ricordo dove sta. Su Riptide ce lo trovo. È uno dei primi che trovi su Riptide. Però non mi ricordo dove sta. Non me li ricordo tutti, Good purtroppo. job.
I didn't want to say so, but I was afraid it might not be there. Mi piace il diamanti che valgono una cifra. Servono solo per venderli, se non sbaglio. We heard somebody on the radio talking about a chopper going down. From what they said, the crash site's pretty close by. Maybe you can check it out. Yes. Sì, ci vado. Look for survivors first, and then see if there's anything in the wreckage worth saving. E se faccio il contrario, invece, sarebbe più facile. No, ci vado al prossimo video gameplay, ragazzi. E ricordate che se vi piace il video, commentare sotto e iscrivervi al mio canale. Vediamo i prossimi video, come andrà avanti la storia. Anche se lo so già, però vabbè, sì, cavoli. Se non c'ho le bottiglie d'alcol, non rompere. Niente, ci vediamo nei prossimi video, ragazzi. Bye bye.